Oltre 600 persone hanno partecipato all'incontro sulla riorganizzazione della sanità toscana, voluto dall'assessore regionale Stefania Saccardi, all'iniziativa anche il governatore Rossi. La Toscana, ha detto, è la prima regione che applica il vademecum contro sprechi e corruzione. Sentiamo Giulia Baldi. Il presidente Enrico Rossi e l'assessore alla salute Stefania Saccardi, tavolo per tavolo, salutano le 650 persone arrivate da tutta la Toscana a San Donnino per partecipare all'iniziativa Sanità di Tutti. Sono cittadini, medici, operatori sanitari e amministratori locali. Ad ognuno dei 21 tavoli si affronta un tema, le nuove ASL, i distretti, il nuovo assetto degli ospedali, analizzando punti di forza, criticità e possibili soluzioni. Stiamo discutendo di quelli che possono essere punti di forza attualmente, di come risolvere le liste di attesa. Le difficoltà che ci sono quando si passa, diciamo, dal ricovero ospedaliero, quando il paziente poi viene spostato, diciamo, sul territorio. È utile questa discussione? Sì, molto, perché mette in luce aspetti positivi, aspetti che bisogna migliorare. Secondo l'assessore Saccardi, non è con il referendum, ma con queste iniziative che si salva la sanità toscana. Noi vogliamo dire sì, sì ad una riforma, sì a una riorganizzazione, sì a migliori servizi per le persone. Per questo 600 persone di sabato mattina cercano di dare il loro contributo alla riorganizzazione. Sanità che resta al top in Italia per i livelli essenziali di assistenza, dice Saccardi, ma per rimanere a questi livelli serve una rivoluzione della qualità, aggiunge il presidente Rossi, che fa propria l'idea del ministro Lorenzin e del commissario Cantone per un vademecum contro sprechi e corruzione. Per combattere sia fenomeni corruttivi, prendendoli soprattutto come prevenzione, e poi per combattere le inefficienze, gli sprechi, la Toscana deve essere la prima regione ad applicare questo manuale preventivo.